Ciao a tutti, ciao da Salvatore Marino, benvenuti nella Vera Informazione, una puntata speciale, lo speciale della settimana su TRSP, canale 17 Abruzzo, canale 15 Molise, Puglia, Lazio e anche un po' di, diciamo anche in Basilicata, tutto il centro, l'Italia meridionale praticamente. Mi raccomando, seguiteci il sabato alle 20.30 su canale 17, il martedì alle 24 in replica e il giovedì all'una in replica. Vi ringrazio per gli ascolti. Ho qui un ospite importante, innanzitutto ringrazio questa la rivista dell'Arma dei Carabinieri e ovviamente che mi ha dato il mio amico il generale dei Carabinieri, che ringrazio e saluto, Antonio Pappalardo, l'onorevole Antonio Pappalardo. Ma ho qui un ospite d'eccezione, una bella ragazza, ma una bella modella, ma anche molto intelligente, una vera donna al 100%. Benvenuta qui a Vera Informazione. Ciao Azzurra, dico bene? Sì. Bene, dico bene, stendiamo un velo pietoso, tranquilli e sereni, come si suol dire. Poi è bello che lei c'ha anche lo humor, un po' lo humor all'italiano. Allora, io ti volevo chiedere, ho fatto alcune domande in accordo eccetera eccetera. Tu oltre a essere bella, ma so che sei anche molto intelligente, perché a me piace sempre intervistare sì la bella ragazza, ma a differenza di molti, però che abbia il cervello, e so che tu c'hai il cervello e lo sai usare. E una domanda che molte volte ti volevo rivolgere ai nostri spettatori, tutti i milioni di telespettatori di TRSP, di Vera Informazione, la mia radio si chiama Vera Informazione, articolo 21, cioè dire la Real TV, la vera informazione, la verità. Praticamente molte ragazze che stanno anche su Instagram, sui social network, a tutte le parti, dicono tutte di non essere ambiziose. Poi se vai a vedere nei loro profili, cara Azzurra, vedi queste ragazze praticamente che a malapena si vede solamente proprio il perizoma, o proprio sono più che nude, si vedono proprio i raggi, le ecografie, si vede l'ecoaddome, l'eco non diciamo in altre parti, ma comunque in tutte le parti, pure la gola. Si vede orecchio, naso, gola, si vede tutto praticamente, l'autorino, la ringoiatria. Quindi praticamente poi dicono non sono ambiziosa, poi magari per 10 euro poi sono disposti a fare tutto, perché oggi diciamo che purtroppo con la fame è chiaro che anche le pretese di molte nostre concittadine italiane, a cui mi rivolgo, che credevano, molte italiane, io sai sono un po' deluso da molte ragazze che sono montate, se la tirano e poi non valgono niente, che poi fanno le dive e poi magari fanno si sporcano, si vendono per 10 euro, 5 euro, e come in Grecia arriveremo anche a 2-3 euro, questo è più o meno. Quindi io dico una cosa, tu invece sei ambiziosa? Io sì. Anch'io, complimenti, piacere di conoscerti, diceva Maurizio Costanzo. Quindi sei ambiziosa e questa è una cosa bella, per quello che mi ha colpito e ti ho voluto invitare. Credo tutte le persone che facciano questo lo siano un po'. Okay. Tu fai la modella, ricordiamo i nostri telespettatori rimbambiti dalla televisione di Stato, dal lavaggio del cervello ovviamente che gli fanno una smiglia. Penso che tutti quanti lo siano un po'. Chi di più, chi di meno, però tutti quanti lo siano un po'. Beh, questa è una bella verità, perché molti... Perché penso che se tu non lo sai comunque non arrivi a... Ti chiedo di alzare un po' l'audio per la regia. Se tu non lo sai, penso che... Vero Mauro, puoi avvicinarti un pochino, grazie. Penso che non arrivi a certi livelli, ok? Quindi è inutile negare che tutti quanti lo sono. Ci bisogna essere ambiziosi, cioè chi vuole arrivare deve essere ambizioso, certo, e non deve certo guardare solo le cose in apparenza, ma guardare chi ci sta dietro, certo, i contatti giusti, certo, gli agganci giusti, perché certo ci sono personaggi che ti dicono delle stronzate, certo, ma ripeto, oh, certo, e poi ti portano, magari ti spillano soldi. Tu mi raccontavi di amiche che poi cacciano 1.000-2.000 euro per fare i fotocomposite, tutte queste cose che non serviranno a niente. Cioè, io mi ricordo quando lavoravo con Gino Landi, dissi: Gino Landi, maestro Gino Landi, io ho un diploma. E lui ha detto: sai che ci fai col diploma? Mi diceva Gino Landi, uno dei più grossi registi italiani di Canale 5. Dice: quando hai problemi della carta igienica,
usa il diploma che hai avuto. Ecco, quindi vi dico molto che la carta non serve a montarvi la testa, la carta serve al bagno. Beh, io penso che nonostante magari una persona possa arrivare a certi livelli, l'importante è essere sempre umili nella vita. Senti, tesoro, tu sei di Santo Domingo. Sì, mia mamma è di Santo Domingo e mio papà è italiano. Italiano, ah, quindi c'è questo mix. Sì. Questa specie di Mr. Jekyll e Dr. Hyde, se certo. Vuoi. Però diciamo che tu quindi sei, praticamente sei, diciamo, sei più legata all'Italia, oppure interessante questa intervista, perché lei è una donna che ha cervello, non è intelligente, una ragazza, perché diciamo ha 24 anni mi sembra. Ovviamente sono legata molto all'Italia, perché comunque ci vivo, è innegabile questa cosa, però... Cioè, e goditela, penso per che quel poco che resterà dell'Italia, goditela. Vive, se tu sai vivere bene, vivi bene dappertutto. Ah certo. Vabbè, però io ammiro molto le vostre popolazioni, perché voi siete una popolazione intelligente. Il Sud America, anche se alcuni in povertà, riescono a essere felici. Guardiamo il Cardinale solari, di Rio, certo. Solari. Io certo. Conosco molte pure amiche in dove stai tu lì, hai detto? Tu di dove sei? Di Santo Domingo, ma lì c'è un divertimento, Capo, ci sta qualche altro, insomma, un'amica mia proprio di un posto particolare di Santo Domingo, dove lì si divertono proprio in una maniera certo. Pazzesca. Qua invece vediamo i suicidi ormai all'ordine del giorno, sono circa 7.000 suicidi. Beh, l'anno. Che... cari italiani, con la politica che stiamo facendo, 7.000 suicidi l'anno. Ogni posto è il suo. Continuate ecco, così. Penso che ogni posto è il suo. Noi abbiamo il carattere, la musica e tante altre cose. L'Italia ha la cucina. L'Italia ha anche la simpatia, perché gli italiani sono anche molto simpatici. Certo, ti ringrazio. Ti ringrazio, lo dico da straniero. Io ognuno non sono italiano, suo, io sono siciliano. Sono siciliano, sono un'altra razza. Ognuno ha del suo. Esatto, no, ma te sei gentilista. Quindi... la tua esperienza in Italia, la tua esperienza per esempio nel mondo dell'arte, cosa ti piacerebbe fare? Quindi la modella, e oltre alla modella c'è qualche sogno ancora più in alto? Più... Certo, ovviamente... Perché è bello sognare ed è bello poi altre, impegnarsi. Diciamo che l'obiettivo sarebbe lavorare in televisione come tutte le persone, certo. Tutte quante. Beh, intanto stai già però parlando in televisione. Ovviamente si fa quello che si può, ecco, piano piano. Io ti ci vedo per la televisione, piano piano si va perché avanti. Tu riesci a essere te stessa. In televisione funzionano, te lo dico proprio con 20 anni di televisione alle spalle, funzionano le persone che sono se stesse. Sì. E quindi faremo tante cose, spero che potremo collaborare con te anche per la mia trasmissione Vera Informazione su TRSP. Ringraziamo l'editore Federico Mandato che ci manda in onda, saluto. Intanto ti ringrazio. Ciao Federico. Ti ringrazio di essere qui e io ringrazio te, io ringrazio altre te. Altre occasioni. Va bene, ti ringrazio. Allora è stato un piacere, grazie. Uniti vinceremo, dico sempre. Sei molto molto gentile, molto dolce. E un'altra domanda, la femminilità che cos'è? La femminilità... Che io ti vedo molto femminile, molto dolce, tu gli rimetti una cosa molto bella. La femminilità penso che tutte quante ce l'abbiamo, chi non la sa usare, quella penso che sia un altro discorso, però... Udite, udite, popolo senza orecchie. L'hanno data a tutti quanti. Vero? E sta nel saper parlare, nel saper camminare e tante altre cose. Esatto, la sensibilità. Sì. Umanità. Va bene, io di nuovo ti ringrazio, grazie, un saluto dalla nostra azzurra, che è veramente una pantera, mi sembra veramente una donna pantera, donna al 100%, da Salvatore Marino, maschio 100%, alla prossima puntata di Vera Informazione, seguite il canale TRSP, perché è il canale Verità anche di Federico Mandato, che perché a noi piace dire la verità. Io in bocca al lupo te lo rifaccio veramente anche di te, cuore grazie a te, mille. Grazie alla tua collaborazione e possiamo fare tante cose insieme. Preparati per Roma, ciao a tutti e poi vi sveleremo. Ciao da Salvatore Marino. Ciao.